Sono Marco Calderoni, ho 25 anni e sono il terzino sinistro dell'FC Bari 1908. Sono nato alla Tisana in provincia di Udine. Mi ritengo molto timido, determinato e generoso. Se non avessi fatto il calciatore, avrei fatto il dipendente presso un'azienda del mio paese, perché comunque a scuola non ero molto portato, quindi non avrei continuato gli studi. Il mio primo numero di maglia fu il 47 che mi diedero a Piacenza, nella quale esordì in Serie B. Però ritengo più mio il 27 con cui esordì in Serie A a Palermo il 27 marzo, quindi per me era come una coincidenza e da lì rimase il mio numero. Mi iniziai quando mio padre mi portò a vedere gli allenamenti di mio fratello, io stavo da solo a 2 anni dietro la porta col pallone e da lì iniziò questa mia passione. Ho capito che il calcio sarebbe stata la mia vita quando andai via di casa a 14 anni per inseguire il mio sogno, quello di giocare a calcio. A 14 anni ho aiutato, diciamo, i miei genitori perché era un momento un po' delicato. Andai a lavorare con mio padre nei vigneti e poi feci una stagione in fabbrica. Quando arrivai a Bari, la prima cosa che mi colpì, feci un giro con mia moglie Eleonora sul lungomare. Trovai un gruppetto di tifosi, mi spiegarono un po' la storia del Bari e dove ero, diciamo, finito. E a me mi colpì molto e capii subito quanto era calorosa la gente a Bari. Il mio principale pregio tecnico, secondo me, è la forza fisica, sì. Il mio più grande difetto è non avere ancora la continuità delle prestazioni. Magari certe volte sono un po' altalenante, certe volte faccio delle belle prestazioni, altre volte più deludenti. Potessi scegliere, ruberei la qualità a Stevanovic, il dribbling, una cosa che a me manca. Allora, la mattina di solito faccio una passeggiata sul lungomare con mio figlio, 4 mesi, mia moglie e il cane. Sì, a me Bari piace molto. Io sto in centro, quindi a me il lungomare mi dà tanta tranquillità. Il gol più bello della storia del calcio, secondo me, è stato nei mondiali tra Argentina e Inghilterra, quando Maradona partì dalla sua metà campo e con 11 tocchi fece gol, tutti di sinistro. Il mio giocatore di riferimento è Roberto Carlos, a me mi è sempre piaciuto per la sua forza fisica, per il suo sinistro. La relazione di cui sono più orgoglioso è senza di dubbio quella l'anno scorso a Trapani, quando su un calcio d'angolo a favore del Trapani. Batterono questo calcio d'angolo, noi l'intercettammo, partì Nadarevic dalla sua area, io gli andai dietro, dopo 70 metri me la passò e lì feci gol e dedicai il gol a mia moglie che era incinta. Il piatto preferito tra quelli tipici baresi ce ne sono un po', però se devo scegliere la focaccia e le braciolette col sugo. Il mio piatto preferito è, diciamo che è una tradizione nostra, la carbonara la domenica. Quella che fa mia moglie, che secondo me è la migliore. In questo momento il cantante che mi piace di più è Fedez, perché comunque anche dal suo ultimo album, da quello che dice, racconta tantissime verità, è il momento in cui stiamo attraversando noi italiani. Mia canzone preferita, diciamo che è anche di mia moglie, per noi è la nostra canzone, Per farti sorridere, dei Gemelli Diversi. La pesca, mi parlava sempre Marino e Polenta l'anno scorso di questa pesca, che loro andavano in barca, che pescavano i pesci grossi, ma io non ci credevo. E un giorno andai con loro e comunque mi insegnarono come si mette l'amo, cose che per me erano inesistenti e da lì mi piacque. Ti rilassa, cioè, è un momento tuo, che sei lontano da tutti, solo e ti concentri sulla pesca. Volevo fare un caloroso saluto a tutti i tifosi biancorossi. E voglio dire che in questo momento difficile dobbiamo stare più vicini possibili e vedrete che usciremo da questa situazione. Nomino una persona che mi ha fatto conoscere la pesca, che per me era un mondo inesistente, Marino De Fendi. Ciao a tutti.